tutto l'ambiente. Ora però ci ripetiamo, Sivino, c'è da pensare al campo, cioè per 90 minuti c'è da lasciare fuori tutto il resto e concentrarsi solo su questa partita. Inevitabile che se ne parlasse naturalmente, ma c'è una gara. Ancora qualche istante, allora noi ne approfittiamo per coinvolgere Francesco Rocchi. Buonasera, buon pomeriggio, ciao Luca, ciao Sabino, buonasera a tutti. Sottolineerei le condizioni ideali, sia negli spalti, veramente un tifo incredibile. Dalla formazione norvegese, un retropassaggio rischioso. Attenzione, 3 contro 3, rientra Coppola, lo aspetta Pirola, Gulliksen. La porta sul destro, perde tempo e permette il recupero del capitano Spazio. Questa da Sheldry con un rimpallo. Su Napoli. Prova la conclusione Prati dalla distanza. Paggiù, Cheng, mano aperta. Ci ha provato Prati, un bel destro. Riuscito a tenere basso il pallone. Si è calciato veramente molto bene, attento al portiere norvegese e ci sta. È stato in Turchia e Miretti che nell'amichevole di giovedì scorso è stato il primo gol appunto dell'amichevole. Attenzione. Baldanzi al limite, Baldanzi, lungo il pallone ancora Baldanzi, il sinistro ed eccolo il gol azzurro con Tommaso Baldanzi, timbra il cartellino e l'Italia avanti 1-0. Sembrava avesse perso il controllo del pallone, è rimasto lì, poi insomma lui a livello tecnico. Ragazzo straordinario, ha fatto tutto molto bene e tutto nasce non per una nostra giocata ma per una pessima uscita loro da dietro. L'avevamo detto, la qualità di Tommaso Baldanzi poteva fare la differenza e l'ha fatta in questa circostanza. Bene naturalmente perché siamo riusciti a riconquistare palla in quella zona del campo, qua rivediamo tutto. Nasce proprio da un suo pressing iniziale. Mi sembrava aver perso il controllo del pallone, lo ritrova, anticipa Yelde e con il mancino sul piede forte batte Kuneg in uscita. Intanto Nunziata ne ha approfittato per andare a chiamare Bove che non ha festeggiato con i compagni. Posso dire una cosa, sfortunatissimo Bove in questa partita. Parte Lübeck, Sheldrup, Gulliksen prova il destro, Ndur, Baldanzi, Ruggeri, Baldanzi ancora a sinistra. Sul secondo palo in scivolata Esposito, non ci arriva per una questione di centimetri, ad un passo dal 2-0 l'Italia al 35esimo minuto. In molti avrebbero pensato che Baldanzi questo pallone lo potesse mettere alto, invece pallone, ma era tardi. Il movimento l'ha fatto bene da punta, ma la palla velocissima. Guarda Ndur. Ancora Ndur con il destro, mette fuori. Un rigore in movimento. Roba da calcio a 5, ha voluto anticipare il tiro con la punta. Eh sì. Sbagliato. Altro errore, Esposito. Si sposta sul sinistro, ancora Esposito. Calcia forte, trova la deviazione di Opsal. Altra clamorosa opportunità regalata dalla Norvegia agli azzurri, ma non sfruttata. Ci stanno provando e riprovando a concederci la seconda occasione, il secondo gol. Qua Esposito ha fatto tutto bene, si lamenta con se stesso naturalmente. Giri dalla bandierina, stavolta il sinistro a uscire, anticipato Coppola, Ndur la ributta dentro, saltano in due, il pallone resta lì, arriva il fischio del direttore di gara. C'è punizione dalla sinistra, Arnstad a profondo, De Planche sicuro. Bene, battuta lunga al centro dell'area di rigore, Casadei anticipa Yelde, poi la conclusione da fuori di questo primo tempo. Arriva puntuale il fischio del signore Jonathan Lardo, una buona Italia che però poteva chiudere con qualche gol in più. Sì, non siamo in buona fase difensiva, davanti secondo me variare un po' il nostro attacco, certo sperando che ci concedano ancora qualcosa e poter mettere secondo me al sicuro il risultato, però cercare forse le fasce laterali, Ruggeri un pochino di più, Zanotti, insomma non appoggiarsi solo ed esclusivamente sulla prima punta.
Intanto Baldanzi dentro per Esposito, oh, e si è subito il raddoppio. 22 secondi sono bastati gli azzurri per portarsi sulle 2-0. Baldanzi, Esposito. Molto bene, va bene, Baldanzi è quello che è, naturalmente. Da lui, palla a lui, qualcosa di interessante esce sempre fuori. Questa volta Esposito si è fatto trovare prontissimo per il raddoppio azzurro. Puntuale e preciso l'assist di Baldanzi per il primo gol in under 21 di Francesco Pio Esposito, il più giovane dei tre fratelli Esposito. Io metterei qualcuno dei nostri vicino alla panchina norvegese per capire anche cosa dice il loro CT. Sono letteralmente costruiti loro due, perché l'azione inizia proprio con il colpo di testa di Francesco Pio Esposito. Serve Baldanzi che se ne va sulla destra, poi la stoccata vincente col mancino del numero 18 azzurro. Abito col sinistro a vuoto il portiere della Norvegia, Hansenoren. Altro cross tagliato. Punta i passi. Il 10 azzurro parte con il mancino. Tanto che sicuro la. Quadrato il portiere norvegese, non proprio preciso in questa. Hansenoren. Anche lui lo slalom, la conclusione, il tocco di De Planche. De Planche bravissimo in questo intervento. Decisivo Sebastiano De Planche qui. Mughiscia prova a partire, contenuto da Ruggeri, ancora Mughiscia al limite. Mughiscia il tocco, Rescheldrup. Poi guadagna un calcio d'angolo, ma l'impressione che fosse quantomeno. Zafairis carica il destro, ci prova dalla distanza. Completamente spallato, pallone lontanissimo. Evita Prati. Pegard cross sul secondo palo, dove arriva proprio Rintri di prima. Ndur perde il tempo per servire ancora Ruggeri sulla corsa. Poi Diretti. Ndur accompagna Ruggeri. L'ho servito Ruggeri, il cross in mezzo. Grande palla questa di Ruggeri. Per Wolfe la tiene in campo. Cross e la deviazione. Opgard. Invece sceglie la conclusione direttamente in porta. Bene così per noi. Centrocampista dell'Anderlecht. E sbaglia.